Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. 3 febbraio 2024, l'ultima vittoria targata Gabice Gradara. Gli uomini di Capobianco tornano a vincere a quasi 3 mesi dall'ultima volta, una partita che vale il primo successo in promozione per il tecnico emergente subentrato da 3 settimane alla guida tecnica della squadra. Un Gabice Gradara che visse il successo dell'andata con gli stessi marcatori, vale a dire Torsani e Mani. Questa volta l'ex Misano si ripete ma con Nando Pietta. La Castelfetrese ha un seguito invidiabile, gli uomini di carta giocano una buona gara mostrando interessanti individualità. La direzione di gara affidata a Pasqualini della sezione di Macerata. La gara, gli ospiti si spingono in avanti con una sortita di Sportechini, pallone portato tra i piedi Rocchi, quest'ultimo alza la mira. I Gabice Gradara oggi maglia gialla replica al 12° con la conclusione da posizione di filata a cura di Costantini. Al 16° tomba, scalda i guantoni con Domini che direttamente dall'angolo cerca il gol alla palanca. L'azione prosegue con i Gabice Gradara che guadagna un altro corner. Dal conseguente tiro dalla bandierina, Mani sale in cielo, colpisce in testa recriminando un gol non concesso dalla terna arbitrale. Sabotaggio solia di porta ad opera della difesa ospite. I Gabice Gradara prova a sbloccare da piazzato, ma la conclusione di Domini è ribattuta. Mani riconquista il pallone, l'appoggia per Costantini, volley dell'ex coriano che termina alta. Lo stesso Costantini viene servito su un contropiede locale, la conclusione è fuori dal bersaglio, ma prova e riprova, i Gabice Gradara la sblocca, Pieri recupera la palla servendo al centro un comodo invito per la corrente Torsani che batte e tomba trovando l'1-0 per i padroni di casa. La Castelfrattese reagisce nell'immediato, specie da calcio piazzato, qui Bitaro inquadra la porta, il compagno Capitani sempre da piazzato alza la mira. Nel fine di tempo, paratura di tacchi con il guantone alzato, nega Beta su assist di Zanini, pallone del possibile pareggio, Gabrielli perfezione il disimpegno. Nella ripresa non passano neppure 60 secondi, con tiro sporco diviene casualmente un assist dentro l'area di rigore per Manni che sigla così i 2-0 che fa sognare i Gabice Gradara, torna al gol anche l'ex Rimini. Attenzione alla Castelfrattese che non demorde, Beta chiama l'intervento Tacchi, goffo ma efficace in questo caso. Il pallone però viene ribattuto in fallo laterale, da rimessa lunga Tacchi viene scavalcato dalla sfera e sotto misura Rocchi di testa non può far altro che depositare la sfera in fondo al sacco. Siamo solo al 5° minuto della ripresa. Minuto 9, gran bagarre a centrocampo, alla meglio Zanini che recupera la sfera lanciando in profondità il compagno Beta. Tacchi in uscita viene perforato proprio dall'attaccante che sigla così 2-2 mandando in estasi i propri tifosi, dedicando a loro la rete del momentaneo pareggio. Beta ci riprova poco dopo dalla distanza, pallone fuori di un nulla, ma al 19° arriva il gol partita, da rimessa laterale fa tutto Torsani, stop, protezione del pallone, manda in gita Simone, girata vincente che perfora per la terza volta la retroguardia ospite, gol del 3-2, nuovo vantaggio del rossoblu che tuttavia riusciranno a gestire il vantaggio rischiando solo al minuto 34 quando il neo entrato Meccarini si lascia ipnotizzare dall'ottimo sia di Tacchi, possibile pareggio. Alla fine gioia grande per tutti, i giocatori festeggiano in campo, Capobianco festeggia il suo primo successo, allenatore di promozione, il pubblico applaude i propri beniamini. Sabato prossimo a Pergola si deciderà la sorte per i Gabice Gradara, playout o meno rimane tutto appeso alla speranza del proprio io, credere in se stessi.